Consigliere Fossati, il Consiglio è saltato, mancanza del numero legale e va bene, ma c'è un problema anche di Corte dei Conti, di richiamo sui conti, che la maggioranza dice colpa di chi ha amministrato in passato. Lei ha replicato dicendo no, non è vero, il problema è vostro, così? Ma sì, guardi, io l'ho letta la deliberazione della Corte dei Conti, che è molto dura, molto puntuale e molto precisa. Poi ho letto le dichiarazioni del sindaco, che dice che la colpa è di quelli che hanno amministrato prima. E io con una battuta ho detto al sindaco, o non l'ha letta, o se l'ha letta non l'ha capita, o se l'ha letta l'ha capita sta mentendo. Perché la Corte dei Conti è chiarissima, fa riferimento al bilancio 2014 consuntivo, bilancio evidentemente dell'amministrazione Capacci, e al periodo 2012-2015, quindi commissario e amministrazione Capacci. L'amministrazione precedente non c'entrano nulla. Il problema della Corte dei Conti rileva sostanzialmente che il bilancio 2014 non è corretto, non è veritiero, per usare un eufemismo, cioè formalmente chiude con un equilibrio, in realtà c'è un disavanzo secondo la Corte di 858.000 euro, che non è che siano 2 lire. La Corte invita a correggere le impostazioni errate di quel bilancio. L'amministrazione, io sono convinto, i consiglieri sicuramente in buona fede, secondo me anche parte della Giunta in buona fede, non saprei dire se il sindaco e l'assessore erano in buona fede, ha portato il 10 di giugno il bilancio consuntivo 2015 impostato nello stesso modo, censurato dalla Corte dei Conti, quindi sostanzialmente ci hanno fatto approvare a chi l'ha votato un bilancio che la Corte dei Conti ha certificato essere non veritiero e non corretto. Ecco, ma il nocciolo fondamentale cosa sono? Soprattutto mi pare di capire, collega, lei se sbaglio, crediti segnati come tali che in realtà non ci sarebbero, insomma previsioni di entrate che poi non si avvereranno. Esatto, lì sostanzialmente la Corte accentra l'attenzione su due aspetti, ce ne sono altri minori, ma i due principali sono quelli: crediti verso Amat. In sostanza la Corte rileva quello che io ho rilevato in Consiglio Comunale: il bilancio Amat prevede una certa entità di debito verso il Comune, 6,6 milioni, ho da memoria, il Comune mette credito verso Amat 7,6 milioni, c'è quasi 1 milione di differenza. La Corte dice com'è possibile, è andata a vedere, perché il Comune ha messo a bilancio in entrata anche l'IVA su quell'importo, e chiunque sa che l'IVA non compete a chi la riscuote, perché poi va girata allo Stato. Quindi la Corte dice voi non potete mettere in entrata 7,7 milioni e quindi autorizzare la spesa per 7,7 milioni, perché di quei 7,7 milioni, ammesso che li incassate, soltanto 6,6 milioni sono di vostra competenza, l'altro milione è IVA che quindi va versato allo Stato. Quindi avete autorizzato delle spese per un importo che non ci sarà mai, non è errato, non ci sarà mai, perché quell'IVA lì non verrà mai incassata e trattenuta dal Comune di Imperia. L'altro aspetto della Corte è la famosa TARES 2013, le cartelle pazze, ricordiamo quello che è successo, voi giornalisti avete fatto dei bellissimi servizi in quella fase. Sostanzialmente la Corte dice quei crediti di quella TARES che è stata congelata per le cartelle pazze non sono più stati incassati, quindi sostanzialmente dice Comune di Imperia o non riesce a incassarlo o non vuoi incassarlo, o comunque se non vuoi incassarlo, non puoi incassarlo, se questo credito non c'è toglielo da bilancio, perché di nuovo mettendo a bilancio quell'entrata che non c'è stata hai autorizzato una spesa corrispondente che non ha copertura. Questo cosa comporta, dice la Corte? Che si va in anticipazione di cassa, cioè in rosso in banca. Se io non ottengo le entrate che prevedo di avere, ma spendo quello che pensavo di coprire con quelle entrate, mi faccio prestare i soldi alla banca. Cosa succede? Che il Comune di Imperia ha un debito enorme con le banche, con la tesoreria, che non riuscirà a coprire perché quelle entrate non le avrà mai.